E noi qui, solamente qui, perché nello questa... studio di Comici 37. No, dico, perché questa risatina, questo ghigno un po' beffardo? Lo so io perché. Da chi la sa lunga? Io la so molto lunga, caro. Immagino. E non sai quanto. Ma appunto, torniamo all'argomento di ora, l'argomento d'attualità. Ecco. Ora? Perché qui nel salotto, chiamiamolo salotto. Così. Salotto. Non ci sono i divani, ma è un salotto. Diciamo, allora va bene, nello studio, signor Muzzi, ci consenta. Non dire questi verbi, non abbinare a questi verbi. Nello studio di Comici 37 abbiamo niente poco di meno con che enfasi, con enfasi ancora di più, niente poco di meno che il re del se non è un plagio è una blanda somiglianza. Addirittura il re. È re. Claudio Marrucci, eccolo qui. Un uomo, un cacciucco. Cosa c'hai nel menù stasera? Nel menù stasera c'è un po' di musica italiana, vero? Che somiglia un po' a delle cose. Allora io ti saluto, ti lascio qui tutto lo spazio. Grazie. Vai. Grazie. E io, a proposito di re, visto che si è parlato di re, uno degli artisti più conosciuti, anzi stasera vorrei parlare di molti artisti conosciuti in Italia, uno degli artisti più conosciuti in assoluto è Zucchero. Ora lo so che spara un po' come la Croce Rossa, però io di Zucchero faccio sentire una cosa sola. Questa mi piace perché è già abbastanza esplicativa. Zucchero, sentite. Che questa era l'unica che diceva che non l'aveva presa da nessuno, ecco. Joe Cocker, 30 anni prima. Beh, Joe Cocker, si sa, il maestro, il zucchero. Lo mangia col cucchiaino, Joe Cocker, lo zucchero. Comunque, un'altra canzone che è tipica di ogni falò. Chi non ha mai fatto un falò e chi non ha mai acceso un fuoco con la chitarra cantando Samarcanda di Vecchioni. Storia della musica italiana, che però somiglia a una canzone di 5 anni prima. Sentite, vai, falò, accendiamo falò, chitarre, tutti contenti, ridere ancora. Sentite. Ridere ancora, ora la guerra paura non fa. 5 anni prima. Neil Young e i Crazy Horse. Questa è già un'altra, non è la solita, è un'altra. È proprio un'altra canzone. Neil Young e i Crazy Horse. Si chiama Dance. Comunque, così. Non lo sapevate, magari. Cioè, potete buttare via il disco di Samarcanda. Ecco, questo era per dire. C'è un mito della storia della musica italiana che è Venditti. Io mi dispiace quando a volte trovo queste blande somiglianze, non plagi, blande somiglianze, perché sono canzoni che non conosco io, le conoscete anche voi. Vi dimostro che Venditti ha preso un pochino da una canzone famosissima di Sting e Police, ma voi non le avete mai collegate. Io sì, sentite. Giulio Cesare. Sono triste, bello, romantico. Io ero in terza E, sì, che figuriamoci. Eleganti, tranne me. Era l'anno dei mondiali. Ci piangevo. Pink e Police. Every little can she do is magic. L'inizio, sentite. Blanda somiglianza, blanda. Sentite. Non mi viene in mente perché dopo è diversa, ma è uguale. Somiglianze, non plagi. L'ultima che vorrei far sentire, no, altre due, vai. Ne spara altre due. Un mito, un altro mito, conosciuto in tutto il mondo, Pino Daniele. Pigro. Infatti questa pigro se l'è presa da un'altra. Sentite, pigro. Resto a letto. Voi ricordate il film Emilio Verde? C'era una canzone che era bella e faceva così, sentite, giudicato. Beh, pigro appunto, ha preso, era già lì, è inutile scrivere un'altra apposta. Grazie, poi fioccheranno querele, no, non ci credo. L'ultima che voglio far sentire è una canzone che per me ha significato molto, doveva essere di Ron, Non abbiamo bisogno di parole, una canzone romanticissima degli anni 90, peccato che però l'aveva già fatta Pierangelo Bertoli, sentite, vai! Non abbiamo bisogno di parole per spiegare quello che è nascosto in fondo al nostro cuore, ma ti solleverò tutte le volte che cadrai e raccoglierò i tuoi fiori.
anni prima. Pierangelo Bertoli, sentite. Lui si aspetta che con te non resteranno giorni bui, se solo tu sarai con lui. E qui non c'è niente da dire, non abbiamo bisogno di parole. Grazie. Io purtroppo non devi dare retta a questi registucoli, queste cose. Sì, io sì, sì. Porto a Milano, facciamo carriera, perché questi ti vogliono solo per il tuo fisico. Io invece sì, ti voglio a Milano anche per le tette. Cioè, quindi capisci che c'è qualcosina in più. Tado. C'è più cultura, c'è più in cosa d'insieme, capito? Sì, sì. Quindi sì, adesso se mi devi presentare, Dado Tedeschi parla dei dentisti. Una cosa proprio Dado bella Tedeschi lì. Dado Tedeschi parla dei dentisti. Ce la puoi fare anche senza sbagliare nome. Dai, vai. Ce la facciamo. Ok, Dado. Allora, Dado Tedeschi parla dei dentisti. Perfetto, guarda, grande, applauso, grazie, applauso, grazie, applauso. Ok, ciao. Fuori però adesso. No, perché è chiaro, la fanciulla intimidita. Io l'ho osservata anche per la dentatura. Perché oggi i dentisti hanno un potere che è qualcosa di eccezionale. Il problema, se siete dentisti, cambiate canale, che i dentisti sono tutti dei bastardi, compreso il mio. Quando sono andato l'ultima volta, sapeva che doveva farmi male. Lo sapeva e mi ha fatto operare dall'assistente. Donna, non è un problema di maschilismo, attenzione, è che se il mio dentista mi fa male, glielo dico, mi hai fatto male, bastardo! Se mi fa male l'assistente, mi vergogno. Sto facendo male? Oh. Ma mi sembra che quelle siano lacrime. Oh no, è collirio. Ma non si mette il collirio prima di andare dal dentista? Sì, mi stai facendo male, bastarda, glielo dice alla fine. Ricordo la prima volta che sono andato dal dentista. Ci sono andato perché ho scoperto di avere i denti sensibili. Al cinema piangevano per cazzi loro. Comunque, vado dal dentista, mi siedo, capisco subito che è un bastardo perché aveva una boccia di vetro con dentro delle caramelle di zucchero e la scritta prendetene così poi tornate. Comincio a sfogliare queste riviste che trovate dal dentista. Avete presente queste tipo Mondo Dente, Dépliant de la Costa d'Avorio? Quando si presenta, bello, professionale, con la sua mascherina. Dico, ah, la mascherina per l'igiene? Ma no, non voglio essere riconosciuto se vanno male le cose. Vabbè. Entro, mi siedo sulla poltrona, vedo tutti i diplomi sul muro. Diploma di odontotecnia, vai. Diploma di ortodonzia, bene. Diploma di soccorritore. Cosa se ne fa un dentista di un diploma di soccorritore? Cioè, me lo vedo, va nel bosco dove si è perso uno. Da quanto tempo è che sei nel bosco? 3 giorni. Dobbiamo fare la pulizia dei denti. Prima cosa che ti fanno, una lastra. Fa la lastra, la controlla e dice, è incredibile, perché il suo incisivo superiore ha tutte le caratteristiche di un incisivo inferiore. Dico, ho provato a girare la lastra? Ah, sì, ha ragione. Comunque dobbiamo operare il 14 e il 16. 14 e 16. Perché numerano i denti. Numerano i denti. Gli ho chiesto, ma perché numerate i denti? Sai, per l'estrazione. Avevo beccato un dentista con la mania del superenalotto. Peggio di quando l'anno prima avevo beccato un dermatologo con la mania del gratta e vinci. Non sono cose belle. Ho detto non voglio sapere più niente. Chiudo gli occhi, comincio a sentire zzzz e un leggero dolore al dente. Poi ho sentito zzzz più forte, un dolore più forte. Poi ho sentito aah! Ho pensato chissà cosa mi fa adesso. Lui ha detto all'assistente dobbiamo cambiare la macchinetta del caffè, questa fa troppo casino. Allora mi sono incazzato. Anche perché il dentista ha fatto le classiche due cose che fanno tutti i dentisti. Prima cosa, cercare di fare conversazione mentre opera, con i risultati che potete immaginare. Allora, Dado, come vanno le cose? Seconda cosa, si potrebbe dire insieme, anche tutti quelli a casa, perché è la stessa cosa in tutta Italia, dire, se ti faccio male, alza la mano destra, me l'ha bloccata col ginocchio. Allora io li ho guardati, l'ho guardato lui, ma lui rappresentava tutti i dentisti in quel momento. L'ho guardato e gli ho detto, io vi odio, a voi dentisti. Perché voi dentisti non siete come i chirurghi, che sono dei medici vincenti. Voi siete dei medici perdenti. Oh, gliel'ho detta, gliel'ho cantata, ero soddisfatto, ero contento, ero felice. A volte tocca. Però tutti ci dobbiamo fermare un attimino per una piccola pausa pubblicitaria. Quindi, però, pubblicità. E restate con noi.